E benvenuti a questo nuovo episodio di Metroid dell'era glaciale proprio. Allora, io sono qui e devo ritornare lì. Sono serio? Vabbè, prima voglio provare ad andare avanti per di qua, eh. Ah no, qua dove che l'ha fatto? Allora è giusto. Sì, giusto, giusto. Vedo che voglio tornare indietro. È la mappa che mi confonde, raga. Chi non ha mai confuso una mappa? Ecco, a chi non è mai successo? The creature's corpse showed signs of what looked like Metroid predation, making my mind race. Metroids? Here? Impossible. Metroids can't tolerate cold temperatures. They couldn't survive in this environment. Besides, they're extinct. The baby was the last of its kind. Guarda, Samus, le cose sono estinte, poi di solito non lo sono a sorpresa. Dico, l'era glaciale nel primo dicevano, i mammut sono estinti e poi cosa è successo nel 2? Un'intera mangia di mammut. E poi nel 3, i dinosauri sono estinti e cosa è successo poi? Dinosauri sotto di loro. Quindi la grazia è una specie estinta, molto probabilmente può essere nascosta e quindi noi siamo così secchi che non vediamo dov'è. Ecco che arriva la balena di mare. Ciao, ci vediamo. Ok, devo entrare di qua. Volevo passare. Ah no, no, ancora. Io volevo liberarmi di loro, va bene. O forse la balena mi serve per distruggere qualcosa, non lo so. La porta non si apre. Dai, vieni qua. Che cavolo ci fate con la balena? Si può sapere? Ah, eccola. Ok, di certo non devo usarla per distruggere qualcosa casualmente come avevo fatto nello scorso episodio. Ah, si ripete quello che vi dico, questa non è una balena unita a un dinosauro. Aspetta, cosa che avevo detto nello scorso episodio? Avevo detto questo? Vabbè, se avevo detto questo vuol dire ora che vi dico quello che ho detto. Questo è unito con un dinosauro e direi che è unito a un triceratopo. Perché questo qua gli piace andare contro, a incornare chiunque con la tua testa. Col suo testone, quindi direi di sì. Questa teoria è confermata. Ecco, prendiamo qua le ventole che c'è un po' troppo aria.
mancato aiuto. Oh, calma, calmati bello. Anche se bello non sei tanto bello. Olè. 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 Con un matador. E allora vuoi morire? E tu e Barchi sono questi veramente? Forse più di fare la sierra che sto sentendo con gli audio a finestra. Ritirata strategica. Ok, via! Fuoco! 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 Quanto quelli ho distrutto la corazza! Meglio, eh? Però non, così non vale che si prende quando esco. Ah, qua raga il problema è pesante. E non per dire, eh. Semus. Sono quello che si chiama Sara Simus, o sbaglio. Vai giù. E due palle. E che cavolo! Ok. Quello che ho di più in questa zona sei sicuramente te, guarda. Olè.
finalmente morto. Me lo penso. No, eh? Oh, finalmente me lo sono tolto. E qui come faccio? Se non posso fare nulla per eliminarlo, posso andare qui? Sì. Ok, non ha senso questa cosa. No, eh. No. Non mi faccio eliminare per poi ammazzare ancora quel coso. Se lo scordi. Ora, io così qua li proverei ad un sì, ma non vorrei che ci fosse ancora quel coso. Prova, dai. Ti prego perché non si sia. Ok, dai, non c'è. Avrò preso un passaggio, ma come cavolo ci arrivo là? Senza considerare che poi lì proprio niente. Che situazione mi sono andato a cazzare qua. Poi vedo che terminare là, ma non posso raggiungerlo. Che situazione. Aspetta un po'. Le cose ovvie non si vedono mai. Ma non rompete le palle. Ok, direi che posso andare al terminale, penso. Vai. Maledizione!
Non so cosa è più dura qua. Una cosa è certa, le zone dove, dove c'è il ghiaccio è molto difficile superarle. Cioè, come affrontare uno che usa l'elemento ghiaccio come elemento, appunto. Che sia una persona o un luogo è comunque difficile. E agganciati, mortacci tua. Questo cavolo è difficile agganciarsi, oh. Oh. Sì, ma non mi puoi agganciare quando mi attaccano, non si può. Però anch'io ho fatto una cazzata al congiore lì. Ok, sono salito. Dai, dai, dai. Devo resistere. E che cazzo? Dai! Dai, 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 dai! Dai, un po' piccolo sforzo! No! No! Te l'avevo fatta bastardi, maledetti, te l'avevo fatta, dai! E te ne maledetti, ma proprio, eh! Ok, ecco che ti provo ancora una volta e si aggancia. E la di già. No! Da dove poi? Da dove? Ragazzi, sto escrevendo male.
Non so da quanto sono qui, raga, non so quanto. Almeno potessi, non so, beccare questi cazzo di piazzoli che mi lanciano, ma no. No, sì, l'ho preso. Dalla parte sbagliata. Allora, io torno un attimo indietro, così vedo se si congelano. Perché non si può, raga, continuare così, non si può, veramente non si può. Allora, aspetta un po', qua c'è un'altra zona che non ho visto. Che ovviamente è chiuso. Ok, qua se distruggo qualcosa si fa da solo, quindi meglio non fare. Allora, io ritorno un attimo indietro. Al punto di salvataggio, ora io sono qua, salvo. Bene, ora io qua davanti e vediamo se, dico se, sono tutto normale, mi va bene anche se sia quella balena là a rompermi. Perché così, così almeno davanti, distruggendo quel cavolo di alveare che a quanto pare con congelato non si può distruggere. Bella cazzata che ho fatto, complimenti a me raga, un like per questo mio genio. No, posso fare ancora congelata. Devo liberarmi, devo riuscire a fare qualcosa. Purtroppo non posso cambiare il razzo, è automatico. Morta tua. Certo, lo posso fare così o sì. Prego. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Casualmente ce l'ho fatta, mortazzi tua, morite, maledetti, ora posso continuare senza interferenze. Perché queste cose non le penso prima? Io non lo so, non lo so veramente. Ah, raga, i Metroid, le cose non... I punti quando riesco ad andare avanti.
Solo quando provo le cose all'ultimo minuto funzionano. Vabbè. L'importante è che ce l'ho fatta e non mi sono arrabbiato troppo, come tanti semi che lo fanno. Allora, apriamo la porta. Oh. Che bei pesci, siano gentili. Boh. E questi no. Questi specie di ricci. Vuoi. Vabbè ragazzi, direi di finire qua l'episodio, che poi ho perso anche abbastanza tempo per comprare quei setti del cavolo. Quindi questo episodio termina qua e ci vediamo al prossimo episodio di Metroid. Ciao belli.